Buongiorno a tutti, io sono Marco e qui siamo all'azienda agricola OI. Quella che vedete alle mie spalle è la cascata del fiume che passa tutto intorno all'azienda. La OI prende il nome appunto dal vecchio nome del fiume Oglio e noi qui siamo all'interno del parco Oglio Nord. I nostri campi sono tutti intorno a questa ansa del fiume ed è qui che coltiviamo i cereali, che poi diventeranno l'orzo, che poi ci trasformerà in malto per birra, e gli altri cereali con cui facciamo appunto le farine. E in questa azienda noi coltiviamo cereali per trasformarli in agroalimentare, quindi facciamo birra, facciamo farine e abbiamo anche un piccolo agriturismo che è aperto tutto l'anno durante il fine settimana. Lavoriamo le nostre farine e usiamo i nostri prodotti per creare con i nostri chef dei piatti legati al territorio, genuini e che poi vengano abbinati alle nostre birre e a tutto ciò che fa parte dell'azienda agricola OI. Eccoci qui, siamo all'ingresso dell'azienda agricola, ove ha sede l'agriturismo OI. E qui nel nostro agriturismo noi valorizziamo i nostri prodotti, quindi le farine le trasformiamo appunto in pasta fresca, tortelli e pasta all'uovo. Abbiamo carni del territorio e anche latticini, tutti rigorosamente locali ma di altissima qualità. Li abbiniamo alle nostre birre, oltre che anche ovviamente ai nostri Franciacorta. Qui sull'agriturismo siamo sulla pista ciclabile, quella che segue il fiume Oglio, che scendendo dal lago di Seo da Sarnico arriva fino a Soncino. E durante specialmente il periodo primaverile estivo è molto frequentata e noi appunto cerchiamo di assicurare una giusta sosta ai viandanti che passano su questa strada. Eccoci, qui siamo all'interno del salone che è una delle novità di quest'anno e appunto è stato pensato per riuscire a continuare la nostra ospitalità anche nella stagione fredda o quando anche nel periodo caldo fuori ci sono delle intemperie. E il salone si presta appunto a avere ospitalità per anche numerose presenze, quindi è disponibile quindi soprattutto per banchetti o per festeggiare i vostri eventi più particolari. Noi siamo aperti comunque tutti i fine settimana, anche senza prenotazione, siamo sempre qui con i nostri piatti e la nostra cucina da abbinare ai tutti i nostri prodotti. Qui siamo all'interno dell'agriturismo, come dicevamo noi tendiamo a produrre piatti valorizzando i nostri prodotti, il menù cambia di periodo in periodo appunto perché segue le stagionalità dei prodotti e vi dirà di più il nostro chef. Allora, quello che cerchiamo di valorizzare qua all'interno dell'agribirificio praticamente è il fatto di usare i prodotti sia alla base, quindi le farine, piuttosto che le cose che vengono coltivate qua intorno nei campi, oltre a questo anche il prodotto finito, quindi in primis la birra che utilizziamo per fare principalmente d'inverno delle cotture lunghe, tipo come il brasato come abbiamo adesso, che è fatto interamente con la birra ambrata.
mentre invece con la Bock, sempre che produciamo noi, mariniamo parecchi tagli di carne prima di poi metterli sulla nostra griglia, qua fuori sul fuoco. Eccoci qui, siamo nel laboratorio dove appunto viene prodotta la birra Oi. Qui arriva il nostro malto, l'acqua e i nostri luppoli. Qui viene prodotto tutti gli stili che noi produciamo, quindi la Blonde Ale, l'Ambrata, la Weiss e anche la nostra APA, oltre che alcune nuove novità che vi proporremo di seguito. E qui appunto il nostro maestro birraio segue tutti i processi dall'ammostamento alla cottura a tutte le fasi della fermentazione. Le nostre birre sono birre ad alta fermentazione e vengono rifermentate in bottiglia usando gli stessi lieviti che utilizziamo per i nostri Franciacorta. Quindi diciamo questa è una delle peculiarità che caratterizza il nostro prodotto, oltre al fatto appunto di utilizzare la nostra acqua e il più possibile le nostre materie prime. Questa è la nostra birra più importante, è la birra Oi Ambrata, una birra sempre ad alta fermentazione, da più di 6 gradi, ma con un'ottima beva, ha dei profumi che vanno dal cacao al caffè, ha un gusto deciso, il profumo iniziale sa quasi di miele dovuto al nostro malto che è artigianale. Dopodiché però si imbocca, si chiude bene con il luppolo in modo equilibrato, così da riuscire ad essere ben bilanciata e gradevole al palato. Questa è la nostra Blonde Ale, una birra bionda ad alta fermentazione, una birra di facile beva ma che ha una bella struttura. Anche questa è una birra ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia. Il profumo è dolce, si sente bene il malto, dopodiché chiude bene con i luppoli, una bella freschezza e un'ottima bevibilità. Un prodotto molto gradevole sia come aperitivo che in abbinamento a diversi piatti. Questa è la nostra birra Oi la Weiss, è una birra sempre ad alta fermentazione, a differenza delle altre, ha la presenza di, oltre che il malto d'orzo, il malto del nostro frumento che coltiviamo sempre qui nell'azienda e anche una piccola parte di frumento crudo non maltato. Ha una gradevolezza morbida in bocca, molto profumata, si sente come sempre il profumo di banana, poi in bocca si sente il citrico, il profumo, il sapore appunto di una buona Weiss che chiude bene, leggermente dolciastra ma con un finale fresco e beverino. Si abbina bene sia come aperitivo che anche con diversi piatti.
Questa è la nostra APA, che è acronimo di American Pale Ale, una birra più fresca, è una birra in cui si esaltano molto i luppoli che vengono messi sia in cottura che anche in fermentazione. Una birra appunto chiara e molto beverina, in cui il profumo spiccato di floreale, vegetale e un finale amaro ma non troppo persistente, così da chiudersi alla fine e non andare a intralciare quelli che sono i gusti poi delle pietanze che si provano. Una birra molto giovane che ha un pubblico appassionato e che è molto ben apprezzata.